cercherò di trattare un autore, direi, importante, filosofo, diciamo, contemporaneo, molto importante, diciamo, nell'ambito della filosofia moderna, che è John Rawls. Tratto un tema che, tra l'altro, penso sia molto conosciuto, la giustizia. La giustizia di John Rawls, quindi tutta una teoria filosofica, ha come punto cardine alcuni, diciamo, possiamo così dire, lassi. Il punto cardine è rappresentato da alcuni lassi, che sono il contratto sociale, il velo di ignoranza, la posizione originaria e i principi di giustizia. Questi sono i lassi della teoria della giustizia di John Rawls. Il contratto sociale lo conosciamo perché già l'ho accennato prima, che parte, diciamo, da Rousseau. Ci sono anche altri contrattualisti, tra cui ricordiamo Hobbes, Locke e Kant. Quindi sono tutti filosofi, diciamo, che credono, diciamo, nell'importanza del contratto sociale. Il contratto sociale è un contratto in cui i governanti e i governati si accordano sui principi morali, principi etici, diciamo, che sono alla base diciamo, della creazione di un'organizzazione giuridica, sociale, politica, eccetera. Quindi questi principi sono, senza questi principi non si può, costruire nulla, non si può costruire, quindi non si possono costruire le istituzioni, sono la base per poter costruire le istituzioni. Ecco, questo tanto per una discussione, una differenza, no? Tra la metafisica e un sociologo come Marx, che vede lui già parte da una realtà. Dice, qui si tratta di costruire un'organizzazione giuridica, un'organizzazione politica, sociale. Quindi per poterla costruire bisogna quindi mettersi d'accordo su come poterla costruire, quindi rispettando alcuni principi morali. Quando parliamo di principi morali, nel nostro caso parliamo dei principi di giustizia, fondamentalmente, quindi l'accordo tra governanti e governanti riguarda soprattutto i principi di giustizia. Quindi possiamo dire in più in generale come dividere, come distribuire diritti e doveri tra i cittadini. Quindi il criterio della distribuzione, come distribuire ricchezza e reddito, come eliminare l'ineguaglianza economica e sociale. Questi sono, diciamo, i leitmotiv della teoria della giustizia. Ritornando ai principi di giustizia, che sono un grande pilastro della teoria di John Rawls, quando parliamo, diciamo, di eguali libertà, eguali diritti, quindi tutti i cittadini devono avere uguali diritti e uguali libertà, ci riferiamo, diciamo, ai diritti e di libertà che sono previsti dalla nostra Carta Costituzionale, la nostra Costituzione Repubblicana. Quindi il diritto di associazione, la libertà di pensiero, il diritto all'istruzione e quant'altro. Questi, diciamo, diritti e libertà li troviamo anche, per esempio, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ecco, se noi prendiamo, per esempio, qui adesso il Codice Civile, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Vediamo, questo di cui io tratto non è qualcosa di astratto, è qualcosa di concreto. Quindi, diciamo, qui sono previsti una serie di articoli, come il diritto alla vita, articolo 2, articolo 3, diritto all'integrità della persona, ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù, quindi, diciamo, questi sono articoli previsti, diciamo, dalla Carta dei diritti fondamentali, ma anche, diciamo, i principi previsti dalla nostra Costituzione repubblicana, hanno lo stesso intento, quello di far sì che tutti i cittadini abbiano uguali diritti e libertà, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di razza, eccetera. Questo è il primo principio. Il secondo principio di giustizia di John Rawls invece riguarda l'eliminazione delle inuguaglianze economiche e sociali. Cioè, siccome esistono individui che partono, appartengono a un ceto più elevato, quindi che possono permettersi quindi di avere più facilità
di carriera, sia essa politica che diciamo carriera nella pubblica amministrazione, e gli individui invece che appartengono ai ceti meno abbienti, che hanno meno possibilità. Ecco, diciamo, se non c'è giustizia di Rawls, punta proprio a questo, cioè eliminare queste incongruenze, queste diciamo ineguaglianze. Certo, non è un obiettivo facilissimo, ma insomma, John Rawls ci spera almeno. Ecco, quindi queste ineguaglianze economiche, per essere eliminate, bisogna vedere come possono essere eliminate. Ecco, John Rawls fa riferimento alla teoria il teorema di Pareto, la cosiddetta teoria efficientistica, e al principio di differenza. La teoria di Pareto cosa ci dice? Ci dice che se abbiamo una combinazione di beni o una distribuzione, diciamo, una combinazione di beni, affinché questa sia efficiente, sia ottimale, non è possibile modificare la situazione di un individuo, rappresentativo ad esempio della classe, diciamo, del ceto elevato, se nel frattempo vada a modificare, per esempio, la situazione economica del rappresentante della classe meno abbiente. Quindi, in pratica, per diciamo Pareto, l'ottimo è rappresentato dal fatto che una distribuzione è efficiente in quanto non è modificabile, nel senso che non si possono modificare le posizioni relative. Quindi ecco, che vuol dire questo? Vuol dire che una distribuzione di beni è efficiente in quanto già ha migliorato la situazione di entrambe le categorie sociali. L'ha già fatto questo tipo, e quindi non è possibile una sola modifica. Questa sarebbe la teoria teorema di Pareto. Il principio di differenza, invece, applicato all'efficientista di Pareto, ci dice che se abbiamo due classi sociali, quindi per esempio, per semplicità, facciamo quella degli imprenditori e quella dei lavoratori comuni, qual è la situazione ottima? La situazione ottima è quella in cui, se migliorano le situazioni o la situazione della classe più fortunata, questo deve avvenire in un contesto in cui migliori anche la situazione del meno fortunato. Quindi entrambe le categorie devono migliorare. Quindi se per esempio noi facciamo un investimento in un determinato settore produttivo, questo è possibile e rispetta quindi il secondo principio di giustizia se il miglioramento della classe più ricca determina un miglioramento anche della classe più povera. Ecco, questa è l'ottica, diciamo, del principio di differenza. Ma chi si oppone alla teoria, diciamo, di John Rawls? Si oppone l'utilitarismo. L'utilitarismo è una teoria che si basa tutta sull'efficientismo, quindi si considera la massimizzazione del bene come obiettivo principale. La massimizzazione del bene, però, diciamo, perché si oppone questa teoria alla teoria di John Rawls? Perché la massimizzazione del bene non necessariamente può raggiungere anche gli obiettivi della giustizia, può non raggiungerli, perché la massimizzazione del bene potrebbe comportare che un soggetto si arricchisce e un altro si impoverisce, oppure uno si arricchisce enormemente e un altro riesce soltanto a sopravvivere. Ecco, questa è la teoria della lista e questa che viene contestata da John Rawls. Perché la teoria della giustizia è una teoria deontologica, quindi oltre a occuparsi dei criteri dell'efficienza, si occupa soprattutto che sia giusta questa teoria, quindi che i risultati siano ottenibili da entrambi le classi sociali di riferimento di cui ho parlato in precedenza. La teoria della giustizia purtroppo non fa questo salto di qualità, di teoria utilitarista, pertanto ecco perché è criticata da John Rawls e quindi è la teoria che più si contrappone. Del resto anche il perfezionismo è una teoria che si contrappone, anche questa è una teoria teologica che si contrappone alla teoria della giustizia di John Rawls. Se pensiamo a Nietzsche, per esempio, lui crede che, che bisogna produrre eccellenze umane nella cultura, nella scienza, nelle arti, eccetera.
ma gli investimenti dovrebbero andare probabilmente a queste classi che più possono produrre queste certezze. Ecco, anche questo è contestato dalla giustizia, perché se facessimo questo, gli altri individui che non hanno queste capacità innate, queste abilità innate, sarebbero costretti a venire distretti. Ecco, questo che contesta John Rawls alla teoria utilitarista e ai perfezionisti.